Con l'ingresso delle Marche in zona rossa si limita anche l'attività del mercato cittadino che si svolge ogni martedì al San Decenzio. Sono infatti annullati i mercati settimanali del martedì, quelli rionali e quelli previsti per la terza domenica del mese fino al prossimo 29 marzo. Le uniche attività che si possono svolgere in zona rossa sono infatti quelle dirette alla vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici. Limitazioni quindi per la maggior parte degli ambulanti e dei venditori del mercato del San Decenzio, che sono stati costretti quindi a chiudere nuovamente le proprie bancarelle. Purtroppo apprendiamo con grosso dispiacere il passaggio in questa zona rossa, anche perché non è detto che il 29 riapriamo. E purtroppo i mercati sono sospesi, anche se comunque tantissime attività di commercio al dettaglio e vendita al pubblico sono aperte. Non riusciamo a capire perché i mercati che sono all'aria aperta vengono chiusi, mentre beati loro alcune attività vendendo i nostri stessi prodotti rimangono aperte. Questo non è per far la guerra tra poveri, perché è una guerra tra poveri, non voglio accusare nessuna categoria, però due pesi, due misure. Tre o quattro appuntamenti che saltano, dopo un anno siamo punto a capo. La pandemia l'hanno pagata solo alcune attività. Qui dalla sera alla mattina chiudono le attività per 15, 20, un mese, due mesi, ristori se ne vedono pochi o zero, e quindi andiamo molto molto male purtroppo. Mentre l'anno scorso c'era anche una grossa paura, quest'anno c'è una grossa, siamo molto arrabbiati e molto incattiviti verso queste forme che penalizzano solo alcune attività, tra cui i mercati che, ripeto, sono all'aria aperta. Le attività, il mercato degli alimentari continua a fare il mercato, però il resto di abbigliamento, calzature, abbigliamento da bambino e intimo sono chiuse, quindi il mercato, diciamo, extra alimentare è completamente chiuso. Dopo gennaio e febbraio, che notoriamente i mercati non c'è gente per da sempre, marzo iniziava essere il cambio di stagione, si iniziava a lavorare, si iniziava a vendere la merce estiva. Adesso questo stop forzato di 3-4 settimane ci mette in ginocchio, perché già zoppicavamo prima, adesso purtroppo questa chiusura ci penalizza tantissimo, sperando che il governo riconosca dei ristori. A marzo inizia la bella stagione, inizia il cambio di stagione, insomma le perdite sono significative, che poi non riandremo a recuperare. Purtroppo non si riandrà a recuperare, perché non è che quando riapriremo le persone compreranno il doppio della merce. Al mercato abbiamo sempre avuto la mascherina, c'è sempre il gel igienizzante a disposizione della gente, non ci sono stati questi assembramenti che forse le persone che non frequentano il mercato pensano, ma non c'è stato questo assembramento, e spero che questa sia l'ultima chiusura. Purtroppo noi siamo in ginocchio, siamo molto molto arrabbiati.